Amici di Volume Right, ben ritrovati e siamo di nuovo qui all'inaugurazione della mostra collettiva Avamposto promossa dalla Divisione Servizi Sociali del Comune di Torino in collaborazione con l'Associazione Forme in Bilico. Abbiamo il piacere di parlare con la rappresentante dell'Associazione Forme in Bilico, Tea Taramino, alla quale vogliamo rivolgere qualche domanda. Tea, da quale bisogno e con quali obiettivi nasce la collaborazione tra l'Associazione Forme in Bilico e il Comune di Torino? Allora, la collaborazione nasce innanzitutto perché io fino a marzo sono stata dipendente del Comune di Torino e mi occupavo di questi autori. Andando in pensione ho pensato bene che fosse importante proseguire per mantenere un filo, no, di continuità anche con i colleghi più giovani, con le persone interessate, le associazioni. Come pensate voi dell'associazione che possa influire la collocazione della mostra in una sede così focale come quella di Corso Unione Sovietica e di Via San Marino? Innanzitutto la sede sta diventando bellissima, è una sede imponente che ha una sua storia anche molto diversificata nel tempo e una postazione anche in periferia, per cui portiamo anche l'arte in questo luogo e ci permette di interagire, visto che c'è un afflusso grandissimo di persone, associazioni, visitatori, di far conoscere in modo anche interessante questi autori che altrimenti sono zippati anche in mostre, oppure anche se sono valorizzati, ma sempre in mostre temporanee. Questo permette di avere anche per lungo tempo l'opportunità di mostrarli. Allora, ringraziamo Tea Taramino per il suo intervento e da Volume Right per ora è tutto.